Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. È un pochino che non pubblico un video anche perché appunto sono stata in vacanza, quindi mi sono rilassata, però sono ritornata per parlarvi di un ordine che ho fatto e dei prodotti che ho utilizzato appunto nella mia estate. Intanto vi faccio vedere qual è il sito dove ho acquistato e poi andiamo a scoprire insieme i prodotti. Allora, il sito è questo, Yumi Bio, penso che tanti di voi lo conosceranno, che è uno shop online dove appunto potete trovare prodotti bio, prodotti naturali di tutti i tipi, quindi viso, corpo, capelli, addirittura se non erro hanno anche tisane, quindi anche prodotti alimentari. Io ho visto e considerato appunto che sono stata al mare. E adesso sono ritornata. Ho deciso di acquistare questi prodotti che adesso vi faccio vedere. Allora, il brand, scusate, è questo. Maternatura. Io ho deciso di acquistare, come appunto vi potete vedere dal packaging, dalla confezione, la linea capelli al sole, appunto di Maternatura. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare, non l'ho terminato, però continuerò ad utilizzarlo sicuramente nei prossimi mesi, è questo che è lo spray protettivo capelli al sole alla papaya. Cosa ne penso? Allora, è uno spray innanzitutto che mi è piaciuto moltissimo, sia per la profumazione appunto alla papaya che è veramente veramente fruttata, molto molto piacevole, che per il fatto che si può utilizzare sia sui capelli asciutti che sui capelli bagnati. Allora, io l'ho utilizzato prevalentemente sui capelli bagnati, anche perché appunto aiuta protegge appunto i capelli da quelli che sono fattori esterni come il sole, la salsedine, per cui prevalentemente appunto lo applicavo sui capelli bagnati subito dopo essere uscita dall'acqua e sono sincera, ho notato veramente la differenza anche perché rispetto a quando non utilizzavo questo prodotto i capelli non erano così pesanti e secchi rispetto appunto a quando non lo utilizzavo, per cui è un prodotto che veramente mi è stra piaciuto. Come potete vedere, è spray, eccolo qui. Adesso, se volete, vi faccio una prova sulla mano sperando che si veda qualcosa. Proviamo insieme, vi faccio vedere un po' com'è. Non è che si veda tanto, comunque la texture è appunto acquosa ed è straprofumato, per cui fantastico questo prodotto qui. Altro prodotto che ovviamente sto ancora utilizzando perché in 3 settimane farli fuori era un po' difficile. Questo raga, cioè, adoro, che è lo shampoo, sempre della linea capelli al sole. In questo caso questo contiene fiori di melograno. Ma intanto vorrei spendere giusto 2 paroline sul packaging di questi prodotti, che è veramente veramente grazioso, davvero bellissimo, super colorato, super estivo. Questo shampoo, allora, una volta aperto dura 12 mesi. Ah, invece l'altro, scusate che non ve l'ho detto. Oddio, dove c'è scritto? Ah, anch'esso 12 mesi. Questo shampoo perché l'ho scelto? Perché al mare appunto i capelli li lavavo praticamente tutti i giorni e quindi ho trovato davvero molto delicato questo shampoo, oltre che veramente veramente buonissima sempre la profumazione. E lo shampoo è liquidino,
un po' di schiuma appena lo applicate sulla cute, però subito dopo svanisce tutto e appunto non rende i capelli secchi. Per cui un ottimo shampoo. Vi faccio vedere la texture. Sempre lo mettiamo qua. Eccola qui. Quindi anche questo, mamma mia, che buono. Super super profumato. Adesso cerchiamo di togliere. Come vedete, io non lo so appunto niente. No, non si vede, scusate. Si vedeva un po' di schiumettina, ma è già andata via. Quindi fantastico questo shampoo. Poi secondo me si può comunque utilizzare tutto l'anno, cosa che per l'appunto io farò non avendolo terminato in vacanza. Il pezzo forte di questa linea, che a me appunto è piaciuta assai, è questa maschera protettiva capelli al sole alla maracuja. Anche qui il packaging, raga, stupendo, guardate che bello. E anche, ah no, questo ha validità 6 mesi dall'apertura. Ah, questa è appunto una maschera, come indicato qui sopra, e come tutte le maschere si applica solo sulle lunghezze. Io praticamente l'applicavo un giorno sì, un giorno no, e non è necessario utilizzare il balsamo, anche perché districa veramente, veramente molto bene i capelli. La tenevo in posa 10 minuti. Non di più, anche perché comunque al mare non è che avevo tutto questo tempo. E fantastica, cioè anche questa una profumazione veramente veramente buona e un'ottima maschera che continuerò ad utilizzare. Ve la faccio vedere, mamma mia, cioè non potete capire che profumo. Eccola qua, è così. Adesso vi faccio vedere la texture, prelevandola con questa spatolina. Si vede, spero. Eccola qui. Ve la faccio vedere anche sulla mano. Bella corposa. Eccola qui. Quindi tanta roba, mamma mia, io sono innamorata di questi prodotti e stracontenta di averli utilizzati al mare e continuare appunto ad utilizzarli proprio perché è una linea che veramente mi ha aiutato, ha aiutato i miei capelli al mare. Difatti, come potete vedere, non sono per niente secchi, cosa che invece negli anni passati, mea culpa, perché non utilizzavo dei prodotti giusti, avveniva. Poi io onestamente non ho più aperto questa scatolina, anche perché mi sono concentrata sui 3 prodotti che avevo ordinato. E vediamo un pochino cosa mi hanno omaggiato. Ah, una cosa carina che Unibio scrive su tutti i bigliettini è praticamente mettono all'interno di questo sacchettino, infatti vedete che c'è scritto il tuo pacco brutto è stato profumato con, in questo caso con Olfattiva Teresia, e c'è anche scritto da chi è stato preparato, però non capisco il nome, pardon. Vediamo cosa c'è all'interno, proprio perché appunto non l'avevo ancora aperto. E lì c'è stellina sul pavimento. Allora, mi hanno mandato un campioncino di questo brand che si chiama
Uniwa, credo. Un pacco rinforzante 3 in 1 per capelli. Io questo brand non l'ho mai provato, quindi sono molto curiosa. E dice che contiene. Ah, è un gel, fantastico! È un gel 3 in 1 che cura i capelli dalle radici alle punte. Contiene catira, spirulina e semi di lino che idratano i tuoi capelli e li rendono forti e luminosi. Inoltre, ortica, luppolo e rosmarino che stimolano la crescita e contrastano la caduta. Infatti, allora, qui spiega anche come utilizzarlo. È un prodotto per lo styling della tenuta leggera per un effetto naturale, però si può utilizzare anche come impacco anticaduta. Allora, qui scrivono che basta applicarlo sulle radici prima dello shampoo e lasciarlo in posa 15 minuti. Altrimenti, se si cerca un trattamento idratante ed anticrespo, dopo lo shampoo, applicarlo sulle lunghezze e lasciarlo in posa qualche minuto senza risciacquarlo. Altro campioncino, Pura Vida Bio, una crema idratante effetto matte. Oh, curiosissima, perché io questi brand non so voi, ma proprio non li conoscevo. Questa è una crema appunto idratante, ah, quindi penso che sia perfetta anche per la mia pelle, perché c'è scritto che non la appesantisce ed elimina l'effetto lucido sulla zona appunto T. Fantastico. Interessante. Altro brand che non ho, di cui appunto non ho mai provato nulla, è Etherea. Questo è un Elixir Serum. Questo sicuramente tanti di voi lo conoscono. E ultimo brand di cui invece questo ho provato le erbe ayurvediche, che ho ancora, è Phytophilos ed è uno shampoo delicato. Con Althea e Calendula. Quindi, diciamo che il mio ordine, appunto, che ho fatto prima dell'estate era questo, di questa linea capelli a sole di Maternatura, che vi vado di nuovo a far vedere. Quindi lo spray protettivo, shampoo riparatore e la favolosa maschera protettiva. Io strafelice, prodotti che mi sento solitamente di consigliarvi, a meno che appunto anche voi li abbiate provati. E basta, per oggi diciamo che è tutto. Visto che appunto sono ritornata, adesso continuerò come il mio solito ogni weekend a caricare un nuovo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato questi prodotti. E niente, vi do un mega bacio. E alla prossima. Ciao ciao!